Dai, 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 ragazzi, dai, 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 è arrivato 1000 accendini. Oh, yes! Da quanto tempo che volevo un giocattolo del genere? E l'occasione è stata comprarmi questo amplificatore della Roland per metterlo come stereo. Mi serve lo stereo nella bicicletta, non quelle puttanatine che compravo prima. Avete visto le recensioni con le cosettine là cinesi? Roland, nella mia cargo bike metterò, c'ho lo spazio per mettere le Roland e questo è un bello stereolino qua, quindi l'ho comprato e da perfetto ignorante voglio farvi la recensione, quindi vi faccio vedere il modello, così se lo volete anche voi. Si chiama KC110, KC110 è un bel amplificatore che può essere utilizzato anche per fare musica, ma io lo utilizzerò come cassa, come stereo, e prendo la telecamera, guarda, la apro e vi faccio vedere quello che vedo io. Anzi, possiamo anche girarlo così, eh? Voi vedete qua dietro e io inquadro qua davanti. Registro. Allora, premo il pulsantino REC e a questo punto sto registrando. Allora, questo è il pulsante power, acceso o spento. Tanto metto un po' di volume più alto, eh? Power, spengo, eccolo, spento e riacceso. Poi qui abbiamo il volume generale. Volume alto, volume basso e l'uscita per le cuffie. Alziamo il volume, bene. Poi qui abbiamo low e high, questo dovrebbe essere l'equalizzatore, poi correggetemi se sbaglio. Poi andiamo qua ancora a fianco e abbiamo gli effetti, vedete? Questo effetto tipo chiesa. E sono 1000 accendini. Di qua? Sono 1000 accendini. Poi nei commenti, chi lo sa, mi spieghi la differenza tra il reverse e il crossus, che non lo so io lo tolgo l'effetto che mi piace più normale, però un pochettino sì, dai. Poi i tre canali, canale 1, canale 2, canale 3. Noi vediamo qua sotto, voi adesso vedete, ma adesso me li vado a inquadrare, che ci sono degli attacchi. Allora, qui c'è, vediamo qua, qui c'è scritto subwoofer, penso, foot SV, credo che sia riuscito a avere subwoofer. Poi lane out, questa è la linea d'uscita. Poi qui abbiamo un ingresso, in questo momento io ci ho attaccato il cellulare qua in questo spinotto. Quindi con il cellulare c'ha il suo volume apposta, o se no si può entrare o tramite questo spinotto jack, o se no tramite queste uscite audio, ma non mi domandate come si chiamano, non lo so. Poi canale 1, canale 2, canale 3, eccoli qua. In questi canali qua possiamo attaccare, in questo caso, il microfono. Questo carino che ho comprato, che sto usando, è senza condensatore, senza niente, quindi senza alimentazione, facile da usare. Qui invece c'è proprio un microfono, diciamo, con quegli attacchi, quelli professionali dei microfoni. Poi la cosa che a me è piaciuta di più è che c'ha questo vano qua. Se io vado a svitare, ma adesso non svito perché insomma è una cosa proprio facile, sviti, e qui dentro ci stanno 8 batterie, 8 stilo. E quindi vi ho fatto vedere avanti e dietro questo aggeggio. Io posso anche spengere la telecamerina. Andiamo a metterci la musica, perché io nella musica farò le registrazioni. È arrivato 1000 accendini, a parte che lo posso fare anche col microfono, o se no proprio mettermi la musica e eccola qua, già c'è. Oh yes, guardiamo un po', però c'è da dire una cosa, che se tolgo l'alimentazione elettrica pompa un po' di meno, però sempre tanto. Bene ragazzi, bene, ho condiviso tutto con voi, e condiviso tutto con voi, le cose belle e le cose brutte, anzi, dovete essere, condivido soprattutto le cose belle, perché quelli che vanno dagli amici solamente nel momento del bisogno, quando c'è da lamentarsi, che quelli non sono veri amici, quelli non sono veri amici. L'amico condivide con te soprattutto il flusso, poi dopo nel flusso c'è il riflusso. Allora, ecco, prima o poi magari verrò anche a voi a rompervi le scatole. Mi stanno le scarpe strette, qualche altra disgrazia ve la racconto. Però vi condivido soprattutto le cose belle. Quindi mi sono comprato questo nuovo giocattolo. Votate il video. Dice, ma perché lo dovete votare? Commentate, condividete, ma perché dovete? Ma se voi non lo votate, voi non lo, io come faccio a pagarlo? Quindi votate il video. Se volete che riesco a pagare
le rate di questo accessorio, votate e condividete. Mille accendini vi ringrazia, grazie ragazzi. Io voto positivo perché sono vivo, niente di nessuno al mondo potrà fermarmi dal cazzo.